Ma dici che se mi avvicino così tanto vado fuori fuoco, vediamo. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, guardate che bella questa insegna di legno, macelleria Mare Orlando, che tu arrivi e ci sono i fiorellini. Ragazzi, ma meraviglia sta roba, perché siamo, adesso vi dico dove sto, siamo a Sermoneta, in provincia di Latina, Agropontino, praticamente a 50-60 minuti d'auto da Roma. Sono venuto a trovare Mara la Bella, che è una macellaia bravissima, e già all'arrivo tu dici wow, ma si vede che qua ci lavora una donna, ed è una super donna ed è una super macellaia. Bravissima, simpaticissima, adesso ve la presento. Oggi trattiamo un tema che non ho mai trattato qui su Bracciami Ancora: i preparati, perché Mara è una super macellaia molto brava a fare i preparati. Andiamola a conoscere. Permesso? Vieni, guarda che bella macelleria, guarda. Mara, ci sei? Ciao! Siamo arrivati, ciao! Siamo entrati ragazzi in pieno orario d'apertura del negozio, è pieno di gente, è pieno di clienti, quindi parliamo a bassa voce, cerchiamo di non essere invadenti, ma concentriamoci sui dettagli di questa macelleria, è proprio attrazione femminile. Ma le avete viste le collaboratrici di Mara? C'hanno tutto il grembiulino da fucsia. Poi si vede che c'è sta una donna, ci vede, andiamo a vedere i particolari, dai, andiamo. Sono emozionatissimo, anche io. Allora sono entrato e ho detto wow, tutto curato nel minimo dettaglio, tutte donne tranne tuo marito, tranne mio marito e mio figlio, e quelli li mettiamo all'angoletto, li mettiamo. Senti un po', che bel banco che c'hai. Mara la Bella, di mestiere sei macellaia, non diciamo da quanti anni, no. Ha una discreta esperienza sul gruppone, ok, sì. La seguono macellai da tutto il mondo. Fai parte della Nazionale Italiana, sì. Macellai, hai una competenza vasta, vastissima, ma noi oggi dobbiamo un attimo, diciamo, focalizzarci su una cosa sulla quale io ci tengo tantissimo, che sono i preparati. Sì. Hai vinto pure un sacco di premi sui preparati. Che? Sì. Dimmi un po', snocciola questo curriculum. No, vabbè, abbiamo fatto tante competizioni e da lì abbiamo vinto. Vai forte, insomma. Sì, vabbè. Forte. Andiamo. È vero che te copiano? È vero che è bene? Vabbè. Te copiano. Questi sono tutti i preparati che fa, alcuni dei preparati che alcuni fede. Alcuni perché okay. Dipende la stagione. La stagione, quindi dipende la stagione, sì, che sia d'estate, d'inverno ci vanno dei preparati diversi. Ah sì? Sì. Allora te vado a fare un viaggio, certo. Nel corso delle quattro stagioni? Certo. Che famo, torniamo dietro al banco? Va bene. Posso venire? Come no? Andiamo. Simpatica sta cosa del preparato per ogni stagione. È la primavera che prevede? Tu che suggeriresti a un cliente che viene qua in primavera? Allora, dato che comincia a fare un po' caldo, quindi la roba al forno no. Quindi degli straccetti, delle bombette, delle melanzane ripiene, che con un attimo si fanno. È la primavera. È la primavera. Finisce, arriva l'estate. Arriva l'estate e facciamo queste belle mousse. Quella è una torta? Di mortadella che facciamo noi. Amici di Bracciami Ancora, io questa, sono la M di Michele o di Mara? E tutte e due. E tutte e due. Io sono assolutamente certo che se tu questa la metti de soppiatto, de nascosto, nella vetrina di una pasticceria, sembrerebbe. Io penso che a parte il pasticcere, nessuno se ne accorge. Invece è salata. È salata. Quindi come un antipasto. Ma è fatta pure bella. Ma immaginate, certo. Ragazzi, voi andate, vi invitano a una cena, anziché presentarvi col canonico dolce, che vabbè, diciamo ci sta, certo. Siete gentili, siete carini, però un po' banalotti, vi presentate con una roba del genere. Ma questo uno l'affetta e se la magna. Certo, figo. Oppure si possono fare, queste no. Qui sono delle monoporzioni. Monoporzioni. Sì, questo con una riduzione di vino di Poggio le Volpi. Questa con una riduzione di birra. Sempre mortadella. Sì. Mortadella. Quindi... birra. Scusa, a sto punto, visto che ci siamo, dammi un cucchiaino che mi mangio questo qua. Ma certo. Riduzione di birra. Scusate, chiamo le ragazze. Ragazzi. Fuori programma, non era previsto l'assaggio, cioè l'assaggio era previsto dopo. Però quando io lo sento riduzione di birra non ci capisco niente. Io sono grande amante della birra. Allora, riduzione di birra, mortadella. E il terzo strato è? È sempre per riduzione di birra, solamente che ci abbiamo messo un po' di nocciola. Di nocciola. Un granulato di nocciola. Scusa, questo signore grande e grosso accanto chi è? Questo è mio marito. Ah, ok. È il capo. Ok, è grosso e armato di coltelli, quindi io faccio mezzo passo da Mara, ok, senza mai. Facciamo un po'. E adesso devi dire che è buono, eh? No, dico mortacci quanto è buono.
È una delicazitudine. È una delicazitudine. A latina si dice così. Se siamo un attimo fermati in estate, finisce l'estate, ma arriva l'autunno. La soluzione per l'autunno, guarda, un rotolo. Ad esempio un rotolo. Fammi vedere. Questo è un rotolo di carne bianca che all'interno abbiamo messo delle noci e del radicchio. Allora, e del formaggio. Formaggio, rotolo di carne bianca, noci, radicchio e la crosticina esterna. E quella è una panatura. Questo forno? Questo è il forno oppure in padella. Forno padella e l'autunno. E l'autunno è arrivato. E il problema è l'autunno, se lo sono messo alle spalle, ed è quello che mangiamo. Oppure magari ci sono degli straccetti agli agrumi, dato che anche l'inferno fa parte degli agrumi, ci sono degli agrumi. Quindi abbiamo fatto uno straccetto di pollo. Sì. Con degli agrumi. Il banco di Mara cambia praticamente ogni giorno, settimanalmente. Perché sì, settimanalmente, esatto. I preparati, tu ci pensi, sono la fantasia al potere, la esatto, creatività al la potere. La creatività, ma anche una cosa pronta a cuocere, che quando vanno a casa le donne che oggi lavorano tutte, una cosa di un quarto d'ora al massimo devono cucinarla. E si mangia la roba buona. E si mangia la roba fantastico, buona. Fantastico. E noi siamo qua apposta. Fantastico. L'altra alternativa infernale abbiamo? L'altra alternativa. Delle ali di pollo, okay, con una panatura al bacon, sì, una panatura con delle carote disidratate, erbetta disidratata e il pan grosso giallo. Cioè, se uno è ghiotto, questo è un parco giochi. Là ci sta la cella per frullare, lì c'è il manzo, lì c'è il maiale, sì, insomma, qua lì c'è quanto. Il reparto macelleria più tradizionale, più diciamo. Tradizionale. Okay? Comunque, una cosa che a me piaceva sottolineare, non è che le macellerie hanno sempre avuto i pronti a cuocere, no? Cioè, c'è da quando la donna ha cominciato a lavorare, quindi. Si riduceva ovviamente il tempo che la figura femminile stava in cucina, stava a casa, che si è emancipata e è andata a lavorare, grande conquista, però si è ridotto il tempo. Certo. E qui la macelleria si è evoluta con la donna, no? Esatto. Il preparato è pure un po' l'emancipazione femminile. Bello, mi piace questo messaggio che mandiamo. Però mi avevi promesso che mi avresti fatto vedere dal vivo una procedura. Una procedura. Okay. Vai. Così te la faccio vedere. Mentre Mara si prepara per il preparato, tu sei Francesca, la figlia. Quante donne siete? La maggior parte donne, poverini. Poverini quei tre. È per quello che la macelleria è bella. Capito, sì. Ok. Vabbè, tu di che ti occupi qua? Io un po' tutto, sto al banco, quando serve vado dietro, fanno tutto quanto, diciamo, dalla preparazione del banco del preparato alle cose pure un po' più classiche. Ma fammi capire, cioè, secondo te nel 2022 la macelleria è un posto per una donna? Certo. Ci vuole una donna in macelleria. Dimmi un po', perché sta cosa mi piace. Perché se no, altrimenti non sarebbe questo. Okay. Ormai è evoluto tutto quanto, non è come prima, non è il classico banco quello della macelleria, a parer nostro almeno. Quindi sinceramente l'occhio della donna ci vuole. Grazie Francesca, torno da mamma che nel frattempo, non mi posso assentare un attimo, hai chiamato con le mie collaboratrici. Spettacolari, perché se voi vedete questo banco è anche merito loro. Com'è la procedura per essere adottato da Mara? Cioè, no, com'è? Solo donna, devi mettere la parrucca. Ah, sì, posso. Vabbè, ragazze, complimenti. Grazie. Ve lo dico, io ne bazzico tante di macellerie, tu entri e si vede proprio che è attrazione femminile. Sì. Che c'è sta tanta femminilità. Quindi, adesso che prepariamo? Adesso prepariamo quella alla birra. Una tortina. Una tortina. Una tortina, una tortina alla birra. Verrà una cosa simile. Sì, perfetto. Viene una cosa simile. Perfetto. Questi sono dei taralli. Sì. E questi taralli all'interno hanno anche il finocchietto, perché la mortadella si sposa bene con il finocchietto. Mi piace il tarallo col finocchietto. Ok. Dentro ci si mette il burro. Un po' di burro. Un po' di burro. Sì. Quindi poi... E questa è la base? E questa è la base. Vai, tarallo col finocchietto e burro, sì. Ok. Viene un attimo scaldata... Quando io sento finocchietto, benvenuti nell'Italia del Sud, diciamo. Esatto. Ok, benvenuti in mezzogiorno. Allora, poi ci si mette la mortadella. Sì. La cosa bella è che, ragazzi, cioè, in teoria, ogni macellaio, in ogni singola latitudine del nostro paese, sì, può decidere di fare un preparato col esatto, prodotto locale, esatto, che il finocchietto certo, al nord non si trova. La esatto, bufala al nord non si trova, ma hanno sicuramente altri ingredienti esatto, con i quali ci si può giocare. Cioè, appello... è quella la personalità proprio. Esatto, no? È la personalità tua del macellaio, del territorio. Bellissimo. Che tu poi fai le cose che vanno nel tuo territorio. Ragazzi, datevi da fa, tanta creatività, tanto territorio, vai. Okay. Poi gelatina di birra. Gelatina di birra. E poi per finire. Allora, le noci si mettono, perché adesso no, questo si mette in nel frigo. A quanto? Nel frigo 2-3 ore. E dopo 2-3 ore, sì, ovviamente. E questo è il risultato. Questo è il prodotto finale. Finale. Qui ci sta, studio del territorio.
passione, artigianalità, e poi ci vuole tempo, sì, tanto tempo per farlo. Sì. Mi è caduto l'occhio da quando sono entrato su questi qua. Ah, sì. Che sembrano, posso prenderne uno? Certo. Posso? Ragazzi, ditemi se non vi sembrano quelle cassatine che trovate nelle pasticcerie siciliane, cioè hanno la forma, sì, sembra sì, un bignè, cioè uno lo vede e dice questa è cosa, è dolce, invece no, che roba è? Diciamo che è una polpetta fatta di carne bianca, all'interno abbiamo grattato del limone, sì, e all'interno abbiamo messo un cuore di formaggio, sì, e poi abbiamo messo una sottiletta, all'involucro abbiamo messo un po' di pancetta per rendere morbido e sopra abbiamo messo dei semi di sesamo. Sesamo bianco. Di sesamo bianco, sì. E poi per decorare delle okay, piccoli peperoncini bellissimo, dolci bellissimo. E vanno al forno e queste sono delizie al limone, perché dato che sono fatte al limone sono delizie al limone, e dato che si potrebbe bruciare la sottiletta, sì, io consiglierei di mettere un pezzettino di carta forno oppure un po' di carta argentata. Così. E gli ultimi 5 minuti, un quarto d'ora per cucinare, un quarto d'ora 20 minuti, e gli ultimi 5 minuti di... Ah, non facciamo le prove, va bene. Esatto, dai, adesso lo cuciniamo, lo passiamo in cucina alle ragazze. Okay. Praticamente, Mara, correggimi sì, se sbaglio, questa piccola preparazione sarebbe... l'abbiamo replicata qua, sì, l'ho assaggiata ed è buonissima. Sì. Mi piacerebbe tanto assaggiare anche questa. Certo, questa è fatta con una riduzione di vino rosso. Sì, la possiamo assaggiare al volo, sì, assaggiamo. Come no? Davvero, qui in diretta dietro al banco tuo. Attenzione che ti taglio. Ragazzi, questa è una torta, dai, guarda che perfezione. Madonna mia, che meraviglia. Piace fare pure colazione con questa, lo sai? Buonissima. Dio, quella riduzione, madonna, c'è quel dolciastro, c'è, sì, c'è il sapido, c'è l'equilibrio, madonna che meraviglia. Questa torta è meravigliosa, se merita portarci quanto è buono. Dopo che l'ho assaggiata capisco perché Mara ce la invidia da tutto il mondo. Vuoi? Ci siamo? 20 minuti precisi? Wow! Allora, c'è un bel profumo, c'è un bel profumo accomodante. Apriamolo. Bello, guarda. Wow, sta scolando. Buono, tiriamo fuori. Guarda quanto è bello. Questo ti... sai, è molto gentile, alla vista. Ti è anche proprio... molto buono. Ti invoglia proprio a mangiarlo. Ci sta, ragazzi, la nota di limone che ingentilisce tutto. Praticamente tu te lo mangi e il limone ti pulisce la bocca. Certo. Cioè, più mangi, più ti voglia di mangiarlo e più il limone ingentilisce tutto. Brava, cool. bella, mi piace da morire. Pure questo mortacci quanto è buono. Mara, allora, io sono stato benissimo. Volevo concludere sì, questa mia esperienza qui da te con un po' di note tecniche. Allora, costo. Un tortino del genere quanto mi costa? Circa 2 euro. La torta con la gelatina di birra? Una decina d'euro, 10, 12 euro. Ok. E la torta con la M? La torta con la M di Michele, quella lì, sulla quindicina di euro al chilo. Cioè, che se tu ci pensi, ci mangiano parecchie persone e non costa poi così tanto. Esatto. Cioè, sì, ma c'è margine, ci guadagni qualcosa? Sì, voglio sperare sì. Sì, no, okay, ci guadagno. Ammetto che mi sarei aspettato però prezzi più elevati. Ti devo fare i complimenti pure su questo. Bello. Wow, ragazzi, la mia esperienza qui da Mara termina. Non è un caso che una macelleria del genere sia stata inserita nella nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia, perché merita davvero. Tra l'altro, ragazzi, questa guida la trovate su Amazon e ci sono 400 indirizzi utili da nord a sud. Credo che la macelleria di Mara sia davvero un'eccellenza italiana, bravissima lei, bravissime le collaboratrici. Abbiamo dimostrato che si può fare macelleria anche al femminile. Veramente sono senza parole, si meritano solo complimenti infiniti. Vi ho detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Raccontatemi se in Italia c'è qualcosa del genere a frazione mostruosamente femminile. Bravi, brave tutte, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!